Non lo metto. Siamo a Padova, nel centro sociale Pedro, e siamo qui questa sera con Aurora D'Agostino in qualità di rappresentante del comitato genitori Mense. E vogliamo sapere da lei le tappe che hanno portato a questa prima vittoria, raggiunta dal comitato. Sì, la vittoria è di oggi ed è una vittoria che in qualche maniera è inaspettata, o meglio, è il frutto di una serie di iniziative e una serie di cose diverse, di sinergie diverse che sono state messe in campo dai genitori a partire da gennaio, quando è iniziato a peggiorare il servizio mensa, inizialmente a livelli fame e poi con qualche miglioria, diciamo, ma con l'introduzione giustificata a vario titolo o dai tagli o dall'obesità dei bambini del cosiddetto piatto unico per ben 3 volte la settimana e con una serie di peggioramenti qualitativi notevoli, tra cui il più significativo e il più importante, al di là, diciamo, della appetibilità dei piatti, il fatto che è stato del tutto sostanzialmente quasi del tutto eliminato tutti gli ingredienti biologici che prima erano presenti, soprattutto nelle scuole nidi e negli asili nidi, scusate, e nelle materne, dove tra l'altro per legge devono essere presenti questo tipo di alimenti. Padova aveva tutta una tradizione anche di tendenza al biologico, per cui c'erano anche scuole dove venivano sperimentati menù 100% bio, nei nidi e nelle materne. Ci siamo trovati di punto in bianco a sentirci dire che dobbiamo accontentarci sostanzialmente di quello che passa il convento e quindi della pasta asciutta razionata, con l'insalata pure razionata, con dei piatti veramente da fame, in ragione dei tagli governativi. Abbiamo fatto un sacco di indagini, abbiamo fatto un sacco di incontri, abbiamo lavorato un sacco, ci siamo documentati e abbiamo scoperto, abbiamo sempre detto che okay, i tagli ci sono, però mostrateci come risparmiate e dove, se si può risparmiare meglio, e alla fine abbiamo scoperto che avevamo perfettamente ragione. Abbiamo affrontato un periodo durissimo anche di tavoli di trattativa, una cosa estenuante, e alla fine siamo arrivati anche a un incontro diretto con le ditte che gestiscono la ristorazione, che sono sempre le solite due da 10 anni a questa parte a Padova, che sono la Sodexo e la Serenissima, e alla fine abbiamo ottenuto anche delle risposte scritte. Le risposte scritte che ci dicono che per loro il piatto unico non comporta nessun risparmio, anzi che loro sarebbero per l'eliminazione, e che il rincaro rispetto al biologico, diciamo, tornare al biologico sarebbe nell'ordine dei 35 centesimi. Teniamo presente che il Comune di Padova ha detto che tutto ciò che abbiamo patito in questi mesi è per un risparmio di 67 centesimi a piatto, che vuol dire sostanzialmente che il piatto che misero che arrivava in tavola ai bambini, costituito fondamentalmente da un piattone di pasta, tra l'altro l'appetibilità assolutamente discutibile, e un piattino di insalata. Questo è ovviamente razionato perché c'erano problemi all'inizio, addirittura sulle aggiunte, sui bis, eccetera, arrivano porzioni in meno, ci sono un sacco di disservizi assolutamente allucinanti, ma indipendentemente da queste cose qui, noi praticamente siamo passati dall'anno scorso a uno spreco, perché poi c'era uno spreco nella scuola, no? Ti danno primo, secondo contorno in quantità industriali a bambini che mangiano ovviamente molto meno. Siamo passati da quello a queste miserie con un risparmio di 67 centesimi. Questo era quello che diceva il Comune. Abbiamo scoperto delle risposte delle ditte, poi io non è che sto dando la patente di veridicità a quello che dice la Sodexo della Serenissima, che invece questo non è assolutamente vero. Abbiamo fatto una serie infinita di incontri in cui abbiamo proposto tutta una serie di misure per rompere innanzitutto il monopolio di queste due ditte, che sono le uniche due ditte di ristorazione che hanno i centri cottura a Padova e che quindi ovviamente sono gli unici che partecipano e sono in grado di soddisfare la domanda del Comune. Abbiamo chiesto una serie di chiarimenti e di trasparenza sui costi delle derrate, delle materie prime, eccetera. Abbiamo scoperto che il Comune ne sapeva poco o che quel poco che sapeva lo andava a chiedere alle ditte che ovviamente ci facevano il rincaro. Insomma, abbiamo avuto un periodo durissimo. Oggi siamo arrivati e abbiamo deciso, dopo tutti questi incontri, anche di dichiarare in qualche maniera conclusa la trattativa, perché le risposte che ci venivano date erano continuamente no, no e no.
no alla riduzione ai piatti unici, i piatti unici restano, no alla reintroduzione del biologico perché costa troppo, no a questo, no a quell'altro. Alla fine oggi, in queste ultime settimane, siamo passate a iniziative di disturbo, diciamo così, e abbiamo iniziato a fare gli scioperi all'interno delle scuole. Sono stati fatti 3 scioperi del panino, del picnic, li abbiamo chiamati scioperi picnic, in cui i bambini portavano il pranzo al sacco anziché fruire del servizio mensa, in forma collettiva, adesione totale, 100% per 2 volte in una scuola, 48 bambini su 50 in un'altra scuola. Abbiamo fatto ieri sera un'assemblea cittadina molto partecipata, in cui abbiamo spiegato, anche con le slide, con la documentazione, abbiamo un sito, abbiamo fatto un lavoro veramente di analisi assolutamente accurata. Abbiamo fatto questa assemblea cittadina per spiegare perché e per come noi non avevamo, tra l'altro, sottoscritto i verbali che il comune ci proponeva per quanto riguardava questa commissione, diciamo, di consultazione sul nuovo bando per la ristorazione a Padova. Oggi siamo arrivati a questo incontro convocato dal sindaco, in cui, come a ciel sereno, ma non è a ciel sereno ovviamente, è il frutto di tutto quello che ho raccontato fino adesso, il sindaco ha dato una risposta assolutamente diversa da quella che fino a questo momento avevamo avuto dall'assessorato e dai servizi scolastici, e cioè che il capitolato, il nuovo bando, si farà nella logica che noi abbiamo sempre proposto, che è quella di risparmio sì, ma di qualità e anche di rispetto di un criterio di uso collettivo e comunitario. E sostanzialmente il nuovo bando prevederà la costruzione a Padova di un centro di cottura comunale, che finalmente ovviamente toglierà dovrebbe riuscire quantomeno, adesso non so se ci riuscirà in primo acchito, però sicuramente è una buona base per togliere il monopolio a chi ha sempre gestito, perché aveva gli unici centri di cottura a Padova, il servizio ristorazione, e questo è un meccanismo in cui tramite un meccanismo che adesso non sto a spiegarvi nei dettagli, ma sostanzialmente è quella della costruzione con un mutuo di questa centro cottura in un'area comunale che verrà individuata, chi nel prossimo bando vincerà tra virgolette il bando e avrà il servizio di ristorazione si accollerà per gli anni della durata dell'appalto, che siano 3, che siano 4, il pagamento del mutuo. Questo significa che alla fine di 10 anni Padova avrà finalmente un centro cultura comunale pagato con, diciamo, i soldi di chi gestisce la ristorazione. Credo un risultato non da poco. Benissimo. Ti ringrazio.